Buongiorno a tutti. La cosa interessante parlando di S-Drive nello sport è che per me è stata veramente una scoperta, come tutto ciò che ha riguardato le proposte di Giorgio nell'arco del tempo. Ho scoperto Cell Food prima ancora e sicuramente parlando di atleti è un altro rimedio, un altro sicuramente strumento di grandissimo valore. Sì, in effetti divido un po' il mio tempo lavoro giornaliero tra quello che è il mondo dello sport e quello che è poi la gestione del paziente convenzionale, con un orientamento fondamentalmente alle medicine naturali e a quello che è l'ambito della prevenzione. Anche perché, vabbè, queste sono alcune delle squadre che seguo. Sono un ex ciclista, un po' di chili fa, quindi buona parte della credibilità, al di là dal punto di vista tecnico con gli atleti, deriva anche dal fatto che sanno che ho provato comunque le stesse medesime condizioni anche emotive, cosa che molto frequentemente non viene tenuto conto dal punto di vista medico e clinico, ma come avremo poi modo di vedere, invece S-Drive ci aiuta a comprendere anche questo aspetto che è fondamentale per un atleta, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ecco, parto da questo, da un cambio di paradigma. Perché? Perché noi fondamentalmente siamo abituati, partendo da un presupposto, che l'industria alimentare utilizza più di 40.000 prodotti chimici. E quindi uno dice, beh, cosa c'entra con S-Drive? Beh, per me questo è stato un elemento chiave, perché proprio grazie alla considerazione su questo aspetto sono riuscito a comprendere e ad aiutare un atleta, una ragazza della nazionale di pattinaggio sul ghiaccio, che, come vedremo poi, ha avuto una serie di problemi e davanti ai quali io e un amico endocrinologo di Niguarda non riuscivamo a trovare il mandorlo della matassa. Ecco, ho messo questa slide perché il mio percorso professionale passa anche da qua, a prescindere dal marchio che soprattutto in questo periodo è, come dire, particolarmente sulle pagine dei giornali e nei TG. Ma questo è importante per dire anche quanto essere limitati e vincolati nella convenzione della medicina allopatica possa a volte precluderci delle opportunità che poi si possono rivelare realmente quello che è il delta, il valore aggiunto per la nostra reale capacità di contribuire al miglioramento dello stato di salute delle persone, quindi dei pazienti che si rivolgono a noi. E parto da qui, perché il cambio di paradigma sta proprio qua. Uscire da una logica assolutamente allopatica, fin da quello che è l'iter universitario, no? Medicina fondamentalmente è patologia, diagnosi, terapia. Diciamo terapia in maniera un po' così rudimentale, perché nell'iter non è che si riesce a sviluppare più di tanto questo tipo di aspetto. Però sta di fatto che ci si focalizza sempre più sulla malattia, ci si focalizza sempre di più su quello che può essere un rimedio che molto frequentemente è farmacologico. Ma il cambio di paradigma e la scelta delle medicine naturali a prescindere, sta proprio nel principio arrivare a essere consapevoli, quindi a aumentare la propria consapevolezza, in primis la mia, aiutando quella delle persone sul principio della prevenzione. E se noi andiamo a vedere questo dato OCSE che risale al lontano 2013, quindi a ben 7 anni fa, vediamo come purtroppo l'Italia sia fanalino di coda, come insomma molto frequentemente succede, non solamente in questo ambito, considerando la percentuale di budget sanitario destinato alla prevenzione. Da qui ha preso ancora più forza il mio convincimento nella necessità di aiutare le persone a comprendere quanto sia importante il ruolo della prevenzione
Quindi non necessariamente aspettare, non dico nel paziente oncologico o nel paziente immunologico, di andare a cercare di, come dire, limitare i danni o la progressione della patologia, ma proprio cercare le persone, anche gli sportivi, e io dico, quando comunque lavoro con loro, soprattutto gli sportivi, a identificare questo elemento come condizione fondamentale per il proprio allenamento. Cioè, entrare nella forma mentis che è importante la performance, ma che la performance passa, come ogni atleta sa, attraverso delle azioni, attraverso comunque, come dire, dei must, ma nel contempo partendo dal presupposto primo e ultimo che nel momento in cui seguiamo una linea più funzionale e logica rispetto alla nostra funzionalità e alle nostre necessità fisiologiche, tanto più abbiamo la probabilità di non incorrere in problemi. E qui incontro Giorgio, che nella vita ho imparato, insomma, le cose non avvengono mai per caso, e mi propone questo strumento, che è stato veramente un grande cambiamento, un qualche cosa che ha aiutato la mia mente a cercare, diciamo, ragionamenti differenti, ad ampliare comunque quello che erano le valutazioni che si basavano banalmente sull'esame ematochimico piuttosto che sulle evidenze diagnostiche. Perché pur non essendo effettivamente uno strumento di diagnosi, è uno strumento che a me quantomeno ha assolutamente aiutato a riflettere, a ragionare, a cercare soluzioni diverse. Non dico diventare il dottor House della situazione, però fondamentalmente a trovare soluzioni diverse e potenzialmente alternative. Quindi ho così cercato di, in maniera abbastanza sintetica, identificare in tre casi, giusto per questa nostra condivisione, questa breve condivisione, quello che fondamentalmente è stato l'aiuto che S-Drive mi ha dato in tre condizioni specifiche. Partendo da questo, parliamo sempre di atleti, quindi una ragazza di 21 anni assolutamente in salute, che però iniziava ad avere una, come dire, difficoltà nel recuperare dallo sforzo. Quindi l'obiettivo era chiaramente il miglioramento del recupero della, e soprattutto anche una, nel momento in cui c'è una difficoltà di recupero, probabilmente c'è una maggiore predisposizione agli infortuni. Quindi l'obiettivo era migliorare il recupero e ridurre la probabilità degli infortuni, appunto. Questo è il quadro che, il primo quadro che mi si è presentato dopo, subito dopo aver fatto il test, che lascia sbalorditi tutti, perché tutti si chiedono e domandano come sia possibile che in un lasso di tempo così breve si riesca ad avere una, come dire, un panel di informazioni così importanti. Ma sicuramente, insomma, il professor Spaggiare e il buon Marcus hanno avuto modo di, insomma, di esplicare con grande maestria e dovizia quello che è il funzionamento di S-Drive. Quello che si è presentato sicuramente è stato questo: un punto di attenzione sull'aspetto sintesi proteica, il metabolismo degli acidi grassi, le emozioni. Ecco perché prima dicevo la parte empatica emotiva è assolutamente importante, e il metabolismo degli zuccheri. Ora è chiaro che non entro nel dettaglio della disamina di tutto l'iter che mi ha portato a identificare in comune con l'atleta il come procedere, però volevo condividere quello che mi si è presentato, diciamo, nella visione d'insieme. Quindi a livello vitaminico non c'erano delle carenze particolari, ma incominciavano dei segnali di attenzione per quanto riguarda alcune vitamine. Ok? Ecco, poi lo vedremo dopo. Qui soprattutto S-Drive mi ha aiutato a uscire dalla convenzione dell'esame ematochimico e pormi una domanda che è uscita in una così chiacchierata a confronto proprio con Giorgio e con Marcus, perché la domanda era: ma siamo sicuri che
quello che è il dato ematico sia poi il reale riscontro di quello che è la concentrazione di un elemento a livello tissutale, e questo sicuramente è stato un buon punto di partenza per fare una serie di riflessioni che poi dopo vedremo nel pratico. Quindi le vitamine davano dei segnali di attenzione, ma non erano prioritarie. Stesso discorso per quanto riguarda i minerali. Quindi fondamentalmente non c'erano delle condizioni che facevano pensare a una problematica in essere, ma a una potenziale necessità futura. Stesso discorso per quanto riguarda l'asset degli acidi grassi. Quindi a livello lipidomico non c'erano delle condizioni particolarmente critiche, ma si incominciavano a evidenziare delle necessità. Mentre invece a livello aminoacidico, e questo è stato uno degli elementi che ha veramente dato forza alla mia volontà di innanzitutto iniziare a lavorare con S-Drive e sperimentare, è l'asset aminoacidico, perché da qui partiamo veramente con una serie di proiezioni fisiologiche, anche dal punto di vista emotivo e di stabilità del tono dell'umore, parlando di triptofano e serotonina, e quindi a quel punto lì ho iniziato a capire che non è solo un buon equilibrio intestinale, ma anche una buona disponibilità di triptofano a mantenere in equilibrio il tono dell'umore e evitare una fluttuazione, o addirittura nel momento in cui si toglie al paziente il serotoninergico, avere magari una ricaduta più veloce. Quindi se non si riesce a lavorare sul triptofano rendendolo ottimale a livello di disponibilità, è chiaro che diventa difficile poi avere una disponibilità di serotonina coerente con le necessità fisiologiche. Ecco, un altro grande aspetto al quale io do grandissima rilevanza ormai da tantissimi anni è la parte intestinale, e qui chiaramente inizia a dare anche qui delle indicazioni maggiormente mirate su quello che può essere la condizione, e quindi a quel punto aiutare a fare un attimino di scelta su come intervenire. Fortunatamente dal punto di vista ambientale non c'erano condizioni negative, quindi abbiamo escluso quantomeno questo tipo di situazione, come fortunatamente anche per la giovane età, ma io ho visto comunque poi anche atleti più giovani invece avere già compromissioni significative, non avere interferenze di frequenza che avessero comunque una certa rilevanza. Ho iniziato a prendere in considerazione appunto gli additivi alimentari. In realtà devo dire che inizialmente li avevo un pochino sottovalutati. Quindi sì, li guardavo, però non erano comunque un elemento che per me rivestiva un aspetto e un ambito di importanza primaria. Quindi che cosa, chiudendo il cerchio, avevamo condiviso con l'atleta? Beh, di fare comunque una pulizia intestinale alla quale far seguire un ciclo di pre-probiotici, riorganizzare comunque l'alimentazione, perché l'alimentazione, gioco forza, in un atleta fa parte dell'allenamento. Questo è un aspetto sul quale ho lavorato parecchio, soprattutto con le ragazze della ginnastica ritmica. Ovviamente avendo un grande dispendio energetico, una grande necessità di ossigenazione, l'introduzione del self-food e quindi aumentare la capacità mitocondriale, andare a lavorare sulla quota aminoacidica e poi modulare un pochino la vitamina B per quanto riguarda il metabolismo di zuccheri e la modulazione degli acidi grassi. Questo in sé è stato un caso, direi, semplice, per quanto già l'S-Drive mi abbia guidato in valutazioni differenti. Il secondo caso invece rispecchia la situazione problematica alla quale facevo riferimento prima. Una ragazza di 18 anni, quindi assolutamente, voglio dire, giovane in forze, che improvvisamente ha iniziato ad avere problemi di stanchezza,
una grande mancanza di energia, assoluta mancanza di forza muscolare, e nonostante fosse, anzi sia, un angelo, non solo dal punto di vista della bellezza, ma anche nella sua comportamentalità, una grandissima irritabilità, cosa che, oltre che allarmare le allenatrici, ha lasciato molto sorpreso me e dispiaciuto. Quindi ho partito tutta una serie di valutazioni, tra le quali ovviamente anche quella ematochimica, che non ha evidenziato nulla. In rosso ho evidenziato che cosa? L'ECPK a 327, che per un'atleta femmina fino a 500 sono comunque considerabili, fra virgolette, normali, fisiologiche, e la vitamina D a 13, grande elemento di discussione, non solamente con, diciamo, le allenatrici, perché ancora oggi viene limitata la valutazione della vitamina D alla parte, diciamo, all'ambito osteoarticolare. Fare capire che la vitamina D entra in gioco a livello epigenetico, entra in gioco in tutto ciò che è un buon equilibrio immunologico, è un lavoro che adesso sta incominciando a produrre, almeno sono stato probabilmente poco efficace io nell'arco degli anni, ma ho trovato fortunatamente gli interlocutori che, a furia di insistere, hanno compreso il problema. Faccio un piccolo inciso sul discorso della vitamina B6, perché la vitamina B6 è fondamentale. Difficilmente oggi si trova un laboratorio che la titoli. Ma è anche difficile trovare dei colleghi, perché molto spesso, al di là degli atleti professionisti, anzi, ci sono anche degli atleti professionisti che non hanno comunque degli staff federali alle spalle, e quindi si devono rivolgere gioco forza individualmente al professionista, e quindi a fronte della prescrizione vanno poi dal medico di famiglia, che ce ne sono tantissimi che mi hanno in odio, con una bella sfilza di esami da fare. La vitamina B6 la utilizzo frequentemente a riscontro delle CPK per vedere la funzionalità muscolare, anche perché, se noi andiamo a vedere, qui ci sono un po' i campi di intervento, no, della vitamina B6, soprattutto nell'atleta, ma non solo. E questo è un elemento come altri, ma prendo questo perché è un caso eclatante, di confronto e scontro con tanti colleghi, tanti medici di famiglia, perché non vedono la necessità, come non vedono la necessità di andare a valutare un'omocisteina, come non vedono la necessità di andare a valutare il cortisolo, ok? Perché alcuni mi hanno detto, ma una ragazza di 20 anni, 25 anni non ha un cushing, perché valutare il cortisolo? E qui entriamo nella logica del non dimenticarsi la fisiologia, i ritmi circadiani, e il cortisolo ci dice tante cose, a prescindere da quello che può essere un cushing o meno. Va bene, fa bisogno giornaliero, lasciamo a parte, però teniamo conto appunto che la vitamina B6 è assolutamente fondamentale, soprattutto quando comunque va in carenza. La cosa singolare è che carenza e eccedenza danno tendenzialmente la stessa sintomatologia, quindi anche qui poi dopo bisogna, nel caso specifico, entrare nella logica di una corretta valutazione. Questo è il quadro, fatto il test che mi si è presentato. Riepilogo fondamentale: sistema ormonale, sistema muscolo-scheletrico, metabolismo degli zuccheri e sintesi proteica. Bene, andiamo a vedere che cosa nel dettaglio fondamentalmente ci presenta. E quindi vediamo come a livello vitaminico c'è non una grande necessità, ma incominciano a esserci dei segnali importanti, perché è coinvolta la A, è coinvolta la B, è coinvolta la C. E poi, se andiamo a vedere comunque quale specifica vitamina, ci dice vitamina B6. Quindi, a livello ematico, la vitamina B6 comunque non veniva assolutamente menzionata e rientrava nei valori di riferimento, ma qui la vitamina B6 invece viene evidenziata come elemento prossimo, presumibilmente, a una condizione di necessità fondamentale. Bene, ecco perché dicevo
che ci si, qui ho incominciato a riflettere sul ruolo ematico piuttosto che tissutale degli elementi, perché presumibilmente bisogna cambiare anche il modo di pensare quando si vede una cosa di questo tipo qua, o quantomeno a me è successo questo. Se andiamo a vedere i minerali, vedo che qualcuno sta disegnando sullo screen, va bene, ok, avremo un novello Picasso. E, per quanto riguarda i minerali, anche qui non ci sono segni di evidenza particolare, ma fondamentalmente incominciano comunque a evidenziarsi condizioni che potrebbero rappresentare un problema. Quindi non prioritarie, non ho capito cosa è successo, ma... Perfetto, Andrea, vai, vai. No, ma questa non è la mia, mi sa. Ok. Ok, perfetto. Non ho la mia. Allora, appunto, i minerali non hanno una condizione particolare, mentre invece a livello lipidomico incomincia a manifestarsi delle indicazioni più specifiche e con una necessità di intervento prioritario, soprattutto per quanto riguarda il linoleico e il gamma linoleico. Benissimo. Per quanto riguarda gli antiossidanti, c'era una buona copertura già a priori che è stata evidenziata, per quanto i flavonoidi in effetti risultavano un pochino ridotti al lumicino e quindi comunque sono entrati nell'osservazione per quanto riguarda appunto la mia valutazione. E a livello amminoacidico è stata per me una sorpresa, perché non ho trovato fondamentalmente una condizione che invece io pensavo di trovare. Quindi in sé il quadro amminoacidico nel suo insieme, poi andandolo a valutare, ovviamente ci sono state delle cose che sono balzate più all'evidenza, comunque non davano un segnale particolarmente importante. Mentre a livello intestinale c'era questa necessità di intervenire a livello comunque a questo tipo di livello, quindi sulla presenza, eccedenza di presenza virale. Fortunatamente nessun danno ambientale, mentre invece qui ho visto come ci fosse una segnalazione importante, il forno a microonde. Al che, parlando con lei, ho chiesto: ma tu usi il forno a microonde? Perché le ragazze spesso vivono da sole, perché i centri federali di allenamento spesso sono lontani, sono in regioni differenti e quindi vivono da sole, e mi ha detto che nel momento in cui metteva a scaldare o a cuocere gli alimenti, lei guardava, si metteva davanti al forno microonde a vedere cosa succedeva. Al che abbiamo condiviso che sarebbe stato preferibile allontanarsi, perché per quanto vengono dichiarati potenzialmente protetti e schermati, il professor Spaggiare potrebbe raccontarci tantissime bellissime cose sul fatto che in realtà pare non lo siano. E questi sono gli additivi alimentari che si sono evidenziati. Come dicevo, anche qui tendenzialmente ho un po' sorvolato, ho guardato, ho preso nota, ma fondamentalmente non ho dato una grandissima attenzione. Questo è stato un po' quello che abbiamo condiviso con l'atleta, e quindi partire da una pulizia intestinale pre-probiotici, che ormai diventa un po', come dire, il macro cluster, il basamento le fondamenta di ogni tipo di lavoro che si fa, la valutazione alimentare, ho aumentato un pochino l'uso della soia per aumentare a livello naturale il fitoestrogeno, soia che comunque io, soprattutto nelle donne, tendo, per il famoso principio, no, della maggiore probabilità di incidenza del carcinoma mammario, tendo comunque a non fare assumere. Cell food, abbiamo lavorato comunque sugli amminoacidi pre e post allenamento e la modulazione degli acidi grassi.
supportandola dal punto di vista emotivo per cercare di capire se e che cosa fosse alla base di quella sua irritabilità. Bene, a un mese, follow up, miglioramenti marginali. Al che c'era la preoccupazione mia, in primis, la ragazza, che per me era un problema vederla così, la preoccupazione degli allenatori e la preoccupazione dei genitori. E quindi a quel punto ho chiesto supporto ad un amico endocrinologo per aiutarmi un attimino. Morale, in sintesi, anche gli approfondimenti dello specialista non hanno approdato ad alcuna significatività. Al che mi sono ripreso in mano il test e sono andato a vedere che cosa avevo valutato malamente oppure non avessi considerato in maniera appropriata. E sono arrivato alla considerazione che quello che non avevo valutato era fondamentalmente la parte degli additivi alimentari. Quindi sono andato a studiarmeli, sono andato a valutare sul sito dell'EFSA tutta quello che erano diciamo gli elementi evidenziati, in quali tipo di alimenti fossero contenuti e confrontando gli alimenti, questi alimenti con quelli che comunque assumeva la ragazza. Allora, prosciutto crudo, bresaola, pan bauletto, okay, che lì è stata una lotta titanica, e frutta essiccata. Benissimo. Ci siamo seduti e abbiamo condiviso, anzi ha purtroppo subito il mio suggerimento di eliminare gli alimenti che contenevano queste sostanze, che la vedevo un po' come l'ultima spiaggia. In effetti quello che è successo è che sostanzialmente a distanza di un mese e mezzo la ragazza iniziava fondamentalmente a ridurre la propria condizione non fisiologica e a tornare ad appropriarsi, diciamo, delle sue competenze muscolari e di quello che era uno stato dell'umore tendenzialmente, voglio dire, apprezzabile. Nell'arco di 2 mesi la ragazza è tornata ad essere assolutamente prestante e era tornata dal punto di vista emotivo comportamentale ad essere la ragazza di sempre. Ecco, devo dire che qui se già ero convinto della validità del supporto del test S-Drive, qui mi si è spalancata veramente una porta sull'universo, perché quantomeno per quanto mi riguarda io non sarei mai arrivato a fare un certo tipo di considerazione sugli additivi alimentari contenuti negli alimenti, non avrei mai avuto la capacità di andare a identificare quali e soprattutto non avrei mai immaginato che diciamo questo tipo di elemento sarebbe stato così determinante e fondamentale nel ristabilire la condizione di salute della persona. Quindi qui realmente ho sposato, abbracciato S-Drive al 150%. Quindi devo ringraziare Giorgio per avermelo fatto conoscere e per averlo messo a disposizione soprattutto dei miei pazienti. Il terzo caso è molto più, come dire, semplice. Parliamo di un 29enne maschio, un top performer che vive in pera nel mondo dell'endurance, che però ha avuto stranamente un improvviso calo della performance. Calo della performance quantificabile in un 5-6%, quindi voglio dire, non parliamo di condizioni drammatiche, però in un atleta di questo livello, con diciamo una necessità prestativa sempre veramente overstanding, non è una cosa da poco. Andiamo a valutare quanto l'idratazione più o meno ottimale incide in termini di performance cardiaca, figuriamoci se un 5-6% fondamentalmente non ricopra una valenza fondamentale. Quello che è emerso era sistema adrenergico, equilibrio microbico intestinale, ma qua trovare un eubiotico diventa veramente difficilissimo, salute cerebrale e metabolismo degli acidi grassi.
Mi ha molto sorpreso la salute cerebrale, perché in effetti non riuscivo a capire, un ragazzo positivo, una capacità di autodeterminazione e volontà impressionante, una tendente, voglio dire, condizione di equilibrio emotivo, stabilità negli affetti. Cioè, c'erano una serie di cose che mi hanno sorpreso quando ho visto comunque questa prima schermata. Quindi sostanzialmente che cosa abbiamo fatto? Sistema adrenergico per me è punto di domanda, nel senso che comunque aveva valori pressori assolutamente comunque ottimali, la frequenza cardiaca era assolutamente ottimale, abbiamo fatto comunque un test da sforzo, anzi mi ha fatto un test con Coni, lui, perché io mi ricordo quando li facevo erano mortali, quindi mi ha fatto fare un test con Coni, una serie di parametri perfetti, e quindi non siamo riusciti a capire, perché anche qui mi sono confrontato comunque con un cardiologo, di che cosa si stesse ipotizzando. Quindi questo è ancora un momento oscuro per me, non sono ancora riuscito a identificarlo. Sta di fatto che, valutando le cose, al di là di una evidente carenza di vitamina E e di vitamina A, fondamentalmente vitamine e minerali non davano dei segnali comunque preoccupanti, mentre invece a livello lipidomico c'erano delle evidenze che incominciavano a richiedere la necessità di aumentare questo tipo di sostegno, perché comunque è un atleta che insomma è seguito già da tempo e tendenzialmente non è lasciato nulla al caso, però qua si è vista la necessità di aumentare un determinato supporto. Ho cercato di implementare anche tutta la parte antiossidante. Adesso vado a chiudere perché siamo prossimi al pranzo. Abbiamo fatto un ragionamento anche a livello aminacidico, però come vedete non ci sono delle condizioni, a parte quella lipidomica, dove fondamentalmente venisse richiesta una necessità specifica. Certo che l'acido glutammico e la glutammina, insieme alla carnitina, sono stati degli elementi che, quando ho visto il quadro aminacidico, mi hanno acceso comunque la lampadina. A livello comunque intestinale, nessuna condizione particolare. Ecco che invece è apparsa questa bella spia dei metalli tossici, quindi dei metalli pesanti, e quindi chiaramente ci siamo comportati di conseguenza, come tutto il mondo delle frequenze, dove tra computer, cellulari, wifi e via discorrendo, tablet e quant'altro, purtroppo diciamo di uso massivo. Quindi anche qui abbiamo fatto un certo tipo di lavoro. Sono andato a valutare al meglio quello che era la presenza degli additivi alimentari, quindi da quel momento, da quell'atleta, il mio suggerimento è grande attenzione e evitare alimenti che li contengano quantomeno nei 90 giorni a seguire il test, quantomeno. E poi fondamentalmente questo è stato quello che è emerso, quindi sicuramente un chelaggio dei metalli pesanti. E poi ovviamente è seguito tutto un discorso di probiotici per andare a riassettare l'intestino, che mediamente a valle di un chelaggio, qualche piccolo insulto l'ha subito. Una rivalutazione alimentare, aumentando, perché lui prendeva già comunque self food, quindi siamo andati ad ottimizzare sia l'apporto mitocondriale che anche l'attività antiossidante che svolge il self food. Siamo andati ad aumentare i dosaggi di EPA e di DHA, non solo, ma ho voluto sintetizzare. E poi, diciamo, sul energico che sulla salute cerebrale, siamo intervenuti in parte con chiaramente il dialogo, il confronto e il supporto, diciamo, psico-emotivo, perché 11 volte su 10 mi trovo ovviamente a lavorare più sulla parte psichica e poi sulla parte comunque ponderale, ma quantomeno portarle avanti univocamente. E però aiutare comunque con un pochino di magnesio
e con dei fiori di bacche australiani, cosa che probabilmente farà sorridere qualcuno. Io sorridevo finché non li ho visti funzionare poi sui bambini piccoli e sugli animali, e quindi io sono andato a, come dire, a rivedere, innanzitutto a approfondire la conoscenza e a rivederli per cercare di capire meglio. Sta di fatto che quando utilizzati nel momento appropriato, scegliendoli opportunamente, anche loro sicuramente danno un buon risultato. Quello che sicuramente ci ha consentito di riflettere è stato quello di identificare questa salute cerebrale e questo sistema adrenergico come un elemento evidentemente emotivo non dichiarato e non riconosciuto e riconoscibile da parte dell'atleta, e quindi il lavoro che lui ha fatto da quel momento e sta continuando a fare con un counselor lo ha riportato ad appropriarsi della capacità prestativa e quindi a ristabilirsi nella sua capacità di ottenere risultati che fortunatamente si mantiene nel tempo. Quindi io chiuderei con questo un breve excursus su delle piccole esperienze. Sono chiaramente a disposizione per delle domande. Ho rispettato, credo, al minuto e al secondo il timing. E vi ringrazio per l'attenzione e se avete delle domande sono qua. Oggi puoi sperimentare la nuova tecnologia S-Drive che si basa su questi principi. Puoi conoscere in soli 12 minuti quali fattori stanno condizionando la tua salute e il tuo benessere. Chiamalo 0187 17 80 859 oppure scrivi a info@epinutracel.it.